Che cosa ricordo? Ricordo di aver letto di uno scienziato che era fissato con i gatti e le scatole. Prendeva un gatto e lo chiudeva dentro una scatola. E poi, per rendere la cosa più interessante, ci infilava anche una macchina che liberava del gas tossico. Solo che lo scienziato non sapeva quando la macchina liberava il gas e quando no. Per saperlo con certezza, doveva aprire la scatola. E questa è la parte scientifica. Finché non la apriva, poteva pensare che il gatto fosse vivo e morto. Perché se una delle due cose era possibile, tutte e due dovevano essere possibili. Non riesco a togliermela dalla testa, questa storia del gatto. Non mi fraintendete, non me ne frega niente della fine che fa quella palla di pelo. È solo che non capisco. Come fa a essere vivo e morto allo stesso tempo? Dai, vieni. Oh, sì. Così sì. Adesso ci divertiamo. Sì. Signor Smythe, mi manda la Union. Porca puttana! Aspetta, ok? Ora ti spiego. Metti via quell'affare, va tutto bene. Ti posso pagare. Spiacente, ma non è il mio reparto. Non c'è alcun bisogno della violenza. Henry Smythe, ho l'obbligo per legge di chiederle se preferisce essere prelevato da un'ambulanza e portato in ospedale. No? Ok. May be on the floor, dear, but my eyes will see only you.